C'erano Battefomarco 3-1, ma non è stata proprio una passeggiata per i padroni di casa, anche perché dopo 14 minuti, pensate, erano già in svantaggio per 1-0 i ragazzi di Galeazzi. Margaloli ha toccato una corta respinta e Di Morbido ha messo in rete per l'1-0. Dura però poco, solo 12 minuti il vantaggio dei padroni, degli ospiti, non dei padroni di casa, lo svantaggio dei padroni di casa. Infatti al 26esimo e 30 secondi Scarlatta serve in centro Damiano che insacca per l'1-1, imparabile per il portiere Aglioli. Al 30esimo c'è un tiro verso l'area piccola di Salsano, sulla palla irrompe Damiano e calcia a botta sicura, grande grande parata del portiere del Formarco Aglioli. Al 32esimo e 30 secondi è Petrone che salta un avversario, ma ha calciato e violento in porta. Aglioli si salva in angolo. Al 43esimo Damiano al volo, da pochi passi, sceglie la potenza e calcia a lato. Si apre la ripresa. Dopo solo 20 secondi, palla al centro e Damiano, il capitano, porta in vantaggio il Cerano. Tocco d'esterno sul palo di destra, più lontano, sbilanciato il portiere Aglioli, nulla può. Al quinto ancora Damiano, imperversa il capitano, il numero 9 di casa. Non finalizzano i compagni, libera la difesa ospite. All'undicesimo e 30 secondi Salsano mette in atto un'azione personale, una penetrazione incredibile, si libera dell'avversario e segna il gol del 3-1. Ma non è finita, lo spettacolo continua. Al 23esimo c'è una punizione di Margaroli per gli ospiti che finisce 50 centimetri sopra la traversa. Calcio spettacolo poi. Al 33esimo e 45 secondi c'è un palo di Salsano, riprendono ancora i compagni e esattamente 30 secondi dopo c'è una traversa di Damiano. Calcio spettacolo veramente per il Cerano, per il proprio pubblico. Al 36esimo c'è ancora una punizione di Margaroli sul fronte opposto, si salva in angolo il portiere di casa Scarlatti. Al 44esimo e 20 secondi Aglioli interviene sui piedi di Petrone e lo anticipa. Finisce qui a Cerano, Cerano 3, Fomarco 1 e gioia anche per il sentito pareggio del Alicese, e così il Cerano si avvicina a 2 punti dalla capolista.